Come stai, Monica? Tutto bene? Bene, con un po' di mal di schiena. Orca miseria, come mai? Come mai? Indovina perché? E che ne so, non ti conosco. Abbiamo fatto prima volta il cambio gomme. Ah, avete fatto il cambio gomme. Tu e? Sì, e mia suocera. Tu e tua suocera? Che quadretto bizzarro. Vai, spiegami un po' bene tutto. Allora, io sono sposata a 22 anni. Sì? Praticamente mio marito è di Milano, mia suocera è rimasta a Milano, ma io sono di Bergamo e quindi mio marito si è trasferito a Bergamo. Ok. 9 anni fa è venuto a mancare mio suocero. Il primo cambio gomme che mia suocera ha dovuto fare da sola nella sua vita, sì, è quando è mancato suo marito. Esatto, ha fatto un incidente non per colpa sua. Il figlio, preoccupatissimo, ha detto: no, allora abbiamo il garage grande, le ruote le lasci da noi e vieni da noi a fare il cambio gomme. Aspetta, scusa, l'incidente cosa c'entra? Perché ha fatto un brutto frontale, è stata comunque molto spaventata, lei non è proprio così avvessa a guidare e quindi è andata un po' in panico. Lui peggio di lei. Sì. E quindi ha scelto che... Ma il motivo dell'incidente erano le gomme non giuste? No, era l'altra. È semplicemente che avendo a che fare con la macchina, lei tutto quello che riguarda la macchina adesso l'ha mandata in sbattimento. È quella roba lì. Ok, una condizione psicologica, un po' di paura per tutto quello che concerne la macchina. Ok. Sì, è anche un po' impedita, purtroppo. Vabbè, sì. E? E niente, quindi il figlio l'ha convinta a depositare le ruote presso il nostro garage e quindi venire a Bergamo per fare il cambio gomme. Ok, una carineria da parte del figlio che ha detto: vabbè, il cambio gomme vielo a fare qua. Ok, perfetto. Sì. Peccato che quando c'è l'appuntamento col gommista lui non c'è mai. Ok. E quindi tocca a me aiutarla, e praticamente faccio tutto io, caricare e scaricare le gomme. Per di più, le gomme non solo ha lo pneumatico, ma anche doppio treno di cerchione. Intanto scusa, brava, perché hai detto lo pneumatico, brava. Brava, bravissima. Mi ha dato un fastidio che mi veniva voglia di buttarmi giù, ma hai ragione tu. Quindi questa è una mia battaglia proprio di sempre. Ok, quindi la questione qual è? Che non c'hai più voglia di caricare le gomme sulla macchina. Perché poi il lavoro lo fa il gommista, no? Cioè, il lavoro poi lo fa il gommista, non è che lo fate tu e tua suocera. Sì, okay. Però caricare le gomme giù così... Dalla macchina ci devo pensare io e piazzarle in garage ci devo pensare io. Però scusami, non riuscite a... secondo me stiamo un po' esaurendo i problemi seri e stiamo arrivando... No, non puoi organizzarti con tuo marito, ok? Senti che... fai caricare a lui, se tu sai che oggi non c'è, oggi dovete fare il cambio gomme, gli dici: senti, ieri, mi carichi intanto le gomme in macchina, così poi quando arriva io porto semplicemente la macchina dal gommista, mia suocera mi seguirà con la sua macchina, quando arriviamo lì il gommista fa il suo lavoro, tira giù le ruote e le mette. Allora, peccato che sia io che devo prendere l'appuntamento col gommista, e peccato che mio marito ha un lavoro che lo porta anche a rimanere fuori di notte. Quindi non posso pensare a farglielo fare il giorno prima, perché spesso lui è proprio via dal lunedì al venerdì. Aspetta, provo a dirti questa roba qua, che magari dirglielo 2 giorni prima? È uguale, perché lui purtroppo non sa mai con largo anticipo dove sarà. Allora, ti butto lì una pazzia. 3 giorni prima? È uguale. No, il discorso è... Scusami. Non c'è a Milano un gommista. Allora, guarda, giuro, mi sto prendendo questa roba veramente a cuore, la voglio risolvere, adesso piuttosto mi faccio esplodere il cervello. No. Provo a darti un'altra alternativa che cambia un po' la strada e la prospettiva. 4 giorni prima? Pazzo. No, non lo so, poi magari... Oh, chiamatemi matto, non lo so, probabilmente no, sono io, però... No? Cioè, nel momento in cui tu prendi l'appuntamento col gommista, che potrebbe essere una settimana, 15 giorni prima anche, dici: guarda, io vengo a cambiarle il 30 di novembre, ok? Ok. Nel momento in cui prenoti, quindi addirittura... Io mi vergogno, io spero che questa puntata veramente non capiti nelle orecchie sbagliate. 15 giorni prima.
15 giorni prima tu dici a tuo marito: mi carichi le gomme lì dentro, che fra 15 giorni devo andare. Non devo caricarle nella mia macchina, devo caricarle in quella di mia suocera, che vorrebbe dire che mi terrà in casa mia suocera per 15 giorni. Anche no, grazie. Ma non ti... Ma scusami, ma perché tua suocera si muove con le gomme? Cioè, se tu hai le gomme, se tu tieni le gomme in macchina, ti devi tenere con tua suocera. Cioè, tu fai caricare le gomme, se tanto le gomme sono a casa tua, fai caricare le gomme in macchina. Poi il giorno che dovete andarla a far cambiare, tua suocera va direttamente dal gommista con la macchina con le gomme vecchie, tu con la tua macchina con le gomme caricate da 15 giorni prima, ti fai trovare lì e santa la Madonna, cambiate ste gomme o no? Allora, prossimo ci provo. E poi Tu dici ci provo perché non sei sicura di aver capito lo schema. Diciamo, cioè è un po' così. Tu fai caricare le gomme nella macchina, poi il giorno che sarà lo porti lì. Cioè, lo vedrai tuo marito una volta in 15 giorni? Più o meno. Vabbè, mi sembra che tu non abbia voglia di risolvere il problema. Mi sembra che tu non abbia voglia. Va bene, Monica. Io preferirei che lei trovasse un gommista che le terrebbe poi anche. Che le tenesse, sì. Sì, no, lo so. No, lo so. Anche Fosca preferirebbe svegliarsi alle 10:15 la mattina. Però poi il mondo poi va in un'altra direzione. Bisogna anche un po' fare scendere a patti con la vita. Monica, ti mandiamo un bacione grande e facci sapere, perché è di tutti i giovedì Lemmy, questo è quello che mi appassiona di più. Ora richiamiamo per il giovedì Lemmy, sì, poi. Sì. Verso fine anno, per l'ultima puntata, vogliamo sapere com'è andata con ste gomme. Va bene? Ormai questa volta l'ho già fatto il cambio, sarà primavera. L'anno prossimo. E tu metti già le gomme in macchina adesso. Per la primavera prossima. Ciao Monica! Ciao! Ciao! Perché li garba drogarsi alla gente?